tutti attenti, Inno d'Italia. Sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'anima a te, o Signore, che protegge le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuta ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forte le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi ed in armi, tu benedici e sorridi i nostri battaglioni e i nostri gruppi. Così sia. Via Alpini! Preghiamo. Si glorificato, Signore Dio nostro, tu che colmi delle tue benedizioni ogni creatura, concedi a quanti si nutriranno di questo cibo nel ricordo e per l'intercessione di Sant'Antonio Abate, di abbondare della tua grazia e di crescere nel tuo amore in una continua ricerca delle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, amen, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. E viva Sant'Antonio! Un attimo, approfitto di dare i ringraziamenti al Comitato Feste, che quest'anno è stato, si può dire, uno, secondo me, uno dei più bravi di tutti gli anni, anche se gli altri non hanno la meno. A Don Vincenzo, a tutti i intervenuti, al sindaco, e voglio approfittare di questa cerimonia per dare un premio, un riconoscimento ad alpini che ogni anno si prodigano per la festa di Sant'Antonio. Il riconoscimento va al vice capogruppo, al primo Gaetano Rossi e a Manna Giovanni, consegnerà la targa il presidente della sezione Abruzzi, Pietro D'Alfonso.
Capitano? Presente. Questo è un ricordo che il gruppo Alpini ti fa, ti ringrazia per tutti gli anni che sei stato un po' davanti alla motora per fare questa magnifica festa, e speriamo di vederti ancora qui fino, diciamo, 2075, quindi. Fino al 75. Questo invece a Giovanni, anche Giovanni, e sono le stesse parole, solo che mi avevano detto che è una persona che piange facilmente. Ecco, questa sera cerchiamo di non piangere, ci ha annaffiato di una buona quantità di acqua, adesso ci innaffieranno con un bel po' di vino, quindi auguri, grazie e grazie del lavoro che avete fatto.